Salve e benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Siamo al terzo video di una serie di video rappresentata in una playlist in cui ci stiamo occupando degli strumenti Power BI, Power Business Intelligence di Microsoft. Nei video precedenti abbiamo spiegato come installare ad esempio questi strumenti Power Query, Power Pivot e Power Map, e nel secondo video abbiamo iniziato la normalizzazione e la progettazione del nostro data model, della nostra attività che ha una serie di negozi in giro per l'Italia che vende una serie di prodotti, salvo che ha dei piccoli problemi perché all'interno del database, per esempio testuale negozi, non c'è la regione e io non posso fare data analysis secondo la regione e non c'ho neanche il database transazioni. Quindi con Power Query abbiamo iniziato a costruire, a progettare il nostro data model inserendo in memoria, semplicemente in memoria, come vedete, il database dei nostri negozi, dove c'è l'ID del negozio, l'identificativo, il nome del comune all'interno del quale il negozio opera, però sfortunatamente non c'è la regione. Dobbiamo adesso inserire una seconda fonte di dati esterni rappresentata da un database dei comuni italiani scaricato da internet, non realizzato da me, e poi dovremo estrarre la dicitura regione collegandola a tutte le città. Questa cosa è un'operazione che si poteva fare già prima della suite Power BI di Microsoft in Excel, però scrivendo del codice informatico. Adesso con Power Query tutte queste operazioni possono essere fatte semplicemente pressando dei pulsanti. Vedete che questa prima struttura esterna già l'ho messa in memoria, passiamo tab Power Query, da file inseriamo la seconda sorgente di dati esterni, ad esempio, vedete, SD sorgente dati esterni, il database dei comuni scaricato da internet. Come abbiamo visto precedentemente, quando dall'interno di Excel viene richiamato Power Query, si apre una finestra distinta. Power Query compie una specie di modellizzazione del database, si passa da una visione testuale a una visione tabulare. Ecco che cosa ha fatto. Questo è il solito pannellino in cui ci dice che ha capito da solo che la prima riga era l'intestazione dei comuni e che ha modificato il tipo. Prima di verificare se ha correttamente modificato il tipo, quello che possiamo fare, ad esempio, è selezionare dei campi che non ci servono, perché noi sappiamo che il database degli 8.000 comuni non ci servirà per tutti i nostri negozi, perché noi abbiamo solo 8 negozi, noi dovremo estrarre soltanto la regione. Selezioniamo per esempio, qui credo che sia un codice Istat che non ci serve, clic sinistro, lasciamo la provincia e la regione che ci può servire, CTRL sulla tastiera, clic prefisso, facciamo una selezione multipla, CTRL CAP, CTRL codice fisco, CTRL abitanti, facciamo tasto destro con il mouse, rimuovi colonne. Che cosa sto facendo? È come se stessi facendo nell'audio editing, sto togliendo il rumore, cioè ci sono delle informazioni che non mi servono. Perché? Perché il soggetto che ha prodotto questa database è un soggetto esterno dalla mia azienda e quindi ha messo dei dati che interessavano a lui, ma a me non mi interessano. Perché ho voluto lasciare, ad esempio, questo strano campo link che non mi interessa, semplicemente come scusa per vedere qual è la potenzialità di Power Query. La caratteristica di Power Query non è solo quella di consentire ad Excel di avere delle attività relazionali che non sarebbe in grado di avere, ma anche quella di consentire all'utente di fare, semplicemente premendo dei pulsanti, delle cose che prima dovevano essere fatte scrivendo o del codice o delle funzioni. Se io seleziono per esempio questo link, ammettiamo che da informatico io sono interessato a questo codice è il codice univoco, per esempio, del comune Albano Terme all'interno dei comuni italiani. Sto facendo un semplice esempio per far capire come con Power Query si possono fare un sacco di cose senza conoscere il codice. Io voglio adesso estrarre questo codice da questa colonna. Vedete che abbiamo questo pulsante, tasto sinistro, dividi colonna in base al delimitatore. Si apre la relativa finestra di dialogo. Io sto tentando di fare un'estrazione di un dato, non da un database, ma da una singola colonna. Qual è il delimitatore che non mi interessa? È la barra. Lui mi segnala la virgola, ma si sbaglia. Quindi indico personalizzato e qui indico la barra che sta sopra il 7. Molto interessante questa struttura di opzioni. Vedete che lui è in grado di capire se
Se c'è un'entità testuale a sinistra del delimitatore, a destra del delimitatore, o a me mi interessa tutto ciò che c'è fra i delimitatori. Molto interessante perché se io ho ad esempio una lista di codici di prodotti, come certe volte si vede, ad esempio tre lettere, tre numeri, tre lettere, tipo AAA, lineetta 111, lineetta CCC, e mi interessa quell'111, con questo strumento, senza scrivere una linea di codice, gli posso dire che il delimitatore è la lineetta che mi deve togliere prima a sinistra la A e poi a destra la BBB e mi rimane solo 1, 1. A me in questo caso vediamo che il delimitatore si trova più volte all'interno di questo strano campo. Io gli dico: senti, il mio delimitatore personalizzato è la barra, toglimila ad ogni occorrenza, vediamo come si comporta. Nelle opzioni avanzate lui mi dice: io faccio come dici te, però tu ti ritrovi con 6 field in più, 6 colonne. A me non mi interessa perché quelli che non mi interessano io li cancellerò. Quindi questo tipo di operazione mi va bene. Clicco ok e vediamo, lasciamolo un pochino ragionare, vedete che ha iniziato a fare un'estrazione delle informazioni da quel singolo campo. Quindi adesso posso prendere come prima tasto sinistro sull'etichetta colonna, control, tasto sinistro, inizio a togliere tutto quello che non serve e sto facendo una selezione multipla. Tasto sinistro, sto togliendo come prima il rumore all'interno del mio database, rimuovi colonne, questa è la spazzatura che era rimasta dopo l'opzione. Vedete che mentre prima avevo un campo in cui c'era un link, adesso un codice univoco. Perché mi può servire da informatico questo codice? Perché posso fare dei lookup, delle ricerche all'interno del sito Comuni Italiani. Secondo, per esempio, il comune, no? Adesso so che Albano Terme è 28.1 mentre Abbadia Cerreto è 98.1. Ma io voglio che queste due informazioni siano all'interno dello stesso campo. Molto interessante questa funzione che consente a Power Query, ad esempio, di fare un merge di colonne, cioè di fare un merge di colonne all'interno della stessa struttura tabellare. Mi viene un pannello che è molto simile a quello precedente, in cui mi chiede un separatore, io dico personalizzato, gli dico: senti, non me le unire perché mi sembra un numero, mettimici un mezzo, un trattino, e poi premiamo ok e vediamo, stupefacente, non solo abbiamo fatto un'elaborazione di un database esterno, di una sorgente di dati esterni molto grezza, ma abbiamo estratto da un link un codice univoco del comune e l'abbiamo riunito all'interno di un campo. Togliamo un'altra volta questa spazzatura che ci rimane, rimuovi colonne e vediamo che lui in maniera molto evocativa in italiano ce l'ha chiamato sottoposto a merge, perché ci indica che già siamo in una struttura logica diversa, cioè questo campo nel nostro database originario e originario esterno non esisteva. È un campo creato con un'operazione di query sottoposta a merge. Ci inventiamo un nome, è soltanto una scusa, codice web, se devo fare delle interrogazioni del sito. Abbiamo creato un nuovo campo, eliminando delle informazioni e poi unendone altre. Vediamo che nel pannello impostazioni query a destra, il nostro registro, mentre nel caso del database negozi era quasi vuoto, siccome le nostre manipolazioni sono state molto più complesse, vedete che si riempie di tante operazioni, le quali io le posso o modificare o eliminare se mi sbaglio. Se per esempio io mi sono sbagliato a rinominare le colonne, lo clicco, elimino e ricomincio. Quindi questa è una specie di registro, è come se fosse una lista della spesa. Prima devo andare dal fruttivendolo, poi devo andare al supermercato, poi devo andare dal calzolaio e decido se queste operazioni vanno bene o no. Ad un certo punto io dirò ad Power Query: scusate, vanno bene, concretizzami questa struttura logica e producimi un database Excel. Prima di tutto, ogni qualvolta noi inseriamo dei dati esterni, sempre controllare il tipo dati cliccando sull'etichetta di colonna. Vediamo che il comune è stato collegato a un tipo testo, mi va bene, la provincia è stata collegata a un tipo testo, mi va bene, la regione è stata collegata a un tipo testo, mi va bene, e anche il codice web è in tipo testo. Ricordiamoci che molti numeri non sono i numeri perché un numero di questo tipo non può essere moltiplicato, prodotto perché non ha senso. Quindi dei numeri come quelli telefonici, come quelli per esempio civici, sono di fatto testo. Io ho finito tutta la mia manipolazione di questa sorgente esterna e finalmente posso andare un'altra volta all'interno di Power Query a cliccare chiudi e carica, ma non lo caricherò immediatamente in Excel perché anche questo database di 8.000 comuni non mi serve nel mio data model aziendale.
Io lo caricherò sempre in memoria dicendo ad Excel: attendi che ancora non ho finito. Carica in, crea solo connessione. Mi sarebbe piaciuto qui una scritta: crea connessione e metti la struttura in memoria per far capire all'utente che vedete questa inclusione a destra, questo pannello a destra che viene inserito in Excel mentre la finestra diversa di Power Query viene chiusa, è una specie di rappresentazione di ciò che c'è nella memoria RAM. Che c'è nella memoria RAM è stata caricata una sorgente dati esterni del mio database dei miei negozi e una sorgente dati esterni di tutti i comuni. Perché ho dovuto mettere tutti i comuni? Perché io, come scusa, ho preso un database con tutti i comuni perché c'è all'interno, vedete, il field, il campo regione. Ma adesso gli devo dire: mettimi il campo regione solo a fianco ai miei comuni, ma prendendoci, nel senso che se il negozio è nel comune di Perugia, tu mi devi scrivere che la regione è l'Umbria, se il negozio è nel comune di Roma, ovviamente mi devi scrivere Regione Lazio. Quindi noi abbiamo questa struttura logica, questa che struttura che abbiamo progettato in maniera relazionale, che è in attesa in memoria, e abbiamo finito, cioè noi non caricheremo più delle sorgenti esterne per il momento, perché logicamente il nostro compito è concluso, perché abbiamo le regioni, abbiamo i negozi, quello che dobbiamo fare è avviare un'operazione di merging. Perché non di appending, cioè non dobbiamo accodare niente, perché non è il fatturato dei mesi giugno, luglio, agosto da aggiungere a gennaio, febbraio, marzo, ma è una colonna laterale a destra in più da aggiungere, è un campo in più, è il campo regione merge. Clicchiamo merge, vediamo che lui capisce in questo pannellino che in realtà non è fatto così bene, perché non ci fa capire così bene che stiamo facendo il merging fra due entità, ma noi gliele indichiamo. È il database, è negozi, dei nostri pochi negozi, vengono visualizzati solo 5 perché non ci interessa vedere tutto il dataset, e deve fare un merging, un'unione con il database comuni. Ma vedete che inizia a presentarsi una struttura pienamente relazionale, ci chiede: ma qual è il collegamento logico fra queste due entità? Bene, il collegamento è che entrambe hanno il campo comune, vedete? Adesso tu, risalendo all'indietro questa struttura logica del campo comune, mi devi fare un vertical lookup per il mio Perugia, risalendo da qua mi devi scrivere Umbria, per Roma devi scrivere Lazio. Ma vediamo che lui ha già capito, perché sotto c'è un segno di spunta che dice: io all'interno del database comuni di 8.000 records ne ho trovati solo 8. Certo, è quello che devi fare. Ok, vediamo che per il momento rimaniamo sempre all'interno di Power Query, perché in questa struttura bidimensionale lui non riesce a riprodurre tutta la tabella. È come se con questo pulsante ci dicesse: aprimi la tabella per favore e dimmi che cosa ti interessa. Deseleziono tutto e dico: guarda, mi interessa solo regione. Mi puoi fare un vertical lookup e associare? Ed ecco che ci siamo. Vedi, la Sardegna è associata a Cagliari, la Sicilia a Catania, la Toscana a Firenze. Eccezionale, veramente eccezionale la maniera in cui ha creato una relazione logica fra due sorgenti dati esterni senza farci scrivere una sola riga di codice. Adesso possiamo fare finalmente chiudi e carica. Perché? Perché questa struttura tabellare deve andare all'interno del nostro dataset e accompagnarsi, vedete, agli altri tipi di strutture. Finalmente abbiamo il nostro, no, database e negozi, TBL, che chiamiamo TBL comuni, perché ogni negozio in ogni comune, affiancato alla corretta regione che è stata presa con un vertical lookup. Veramente interessante questa potenzialità di Power Query. Chiudiamo qui questo video e ci vediamo al prossimo video, dove continueremo la progettazione del nostro data model. Grazie a tutti, al prossimo video.